Luigi Cirillo, titolare del negozio Sport Style in Corso Vittorio Emanuele ad Ortona. Tra poco verrà inaugurata ufficialmente la pista ciclopedonale. Un consiglio per chi pratica lo sport di camminare a piedi, Luigi. Beh, noi diciamo da quando abbiamo aperto vendiamo delle scarpe tecniche, tipo di calzatura tecnica con varie caratteristiche. La novità di quest'anno è una nuova mescola che ha fatto Yoma, sia per la donna che per l'uomo, in queste due colorazioni. E questa è una scarpa di una categoria altissima, con una suola super ammortizzante, sempre a tre di caratteristiche, con la scienza Ultra Boost, una scarpa per chi vuole soprattutto correre, anche per camminare, ma soprattutto correre. Comode e sicure. Sì, quello sì, sempre. Da Sport Style troverete sempre i migliori prodotti al giusto prezzo. Vi aspettiamo come sempre da quasi 3 anni. Sindaco di Ortona Leo Castiglione, tra poco partirà dal Teatro Tosti la Dama delle Chiavi d'Argento. Sì, quest'anno abbiamo apportato qualche piccolo cambiamento, crediamo che questa location sia molto indicata per il corteo storico di Ortona e quindi siamo tutti emozionati, in particolare il primo cittadino che è la prima volta che partecipa come primo cittadino a questo corteo storico che ci rappresenta tutti noi ortonesi. Il 5 maggio sembra una giornata veramente storica per la città di Ortona. Questa mattina l'inaugurazione della pista ciclopedonale, oggi si apre la festività del perdono. Certamente, abbiamo arricchito il programma non con nomi di grido. Di solito le festività patronali vengono ricordate per la partecipazione di questo o quel personaggio famoso, cantante famoso. Noi abbiamo unito i due aspetti, cioè quello della promozione delle nostre ricchezze. E infatti questa mattina abbiamo fatto voluta questa inaugurazione insieme alla Regione proprio per promuovere il tratto di costa ortonese che abbiamo recuperato e ridato al patrimonio io direi nazionale, perché è una bellezza unica di cui possiamo solo noi godere. E abbiamo cercato anche di elaborare un programma con la partecipazione di una cantante famosissima. Questa sera ci sarà il concerto della banda militare. Insomma, abbiamo fatto del nostro meglio cercando di ottimizzare i soldi disponibili. Antonella Del Ciotto, la dama delle chiavi del corteo d'argento. Tra qualche secondo lei entrerà in scena. Ci siamo? Ci siamo, sì. L'ansia cresce sempre di più, però ormai è fatta, quindi sono pronta. Lei è pronta per entrare in scena. Quanto tempo hanno impiegato gli angeli custodi a metterla così? Non tantissimo, un'oretta. Non di più. Buon viaggio. Grazie, spero che la città condivida con me questo momento di gioia. E io invito subito ad entrare la dama del perdono 2018, la professoressa Antonella Del Ciotto. Prego. La professoressa Antonella Del Ciotto è una professionista del mondo della scuola ed esponente della cultura ortonese, con il suo decennale impegno nella valorizzazione delle opere di Alessandro Don Marco e dei suoi studi sulla lingua e letteratura delle regioni italiane. Una donna, una mamma, una insegnante che rappresenta al meglio il tessuto sociale e culturale della nostra comunità. Con questo spirito abbiamo voluto innovare la scelta della dama, non più frutto di un concorso di bellezza, ma espressione delle tante figure femminili che quotidianamente partecipano alla crescita economica, sociale e culturale della nostra città.
Io do la parola adesso alla dama per un breve saluto. Prego. Mi unisco alle parole del sindaco per dare il benvenuto a tutte le autorità civili e militari presenti in sala e approfitto della parola per fare un ringraziamento personale al sindaco della città di Ortona, Leo Castiglione, a tutta l'amministrazione che qui vedo schierata e presente e al comitato organizzatore delle feste del perdono 2018. Io amo la mia città, amo Ortona e questo è il dono più grande, più prezioso che potesse farmi. Mi accingo a rappresentarla e a fare la dama, quindi per me è un onore, un'emozione grandissima che sta crescendo sempre di più, minuto per minuto, e spero che tutti i miei concittadini condividano con me questo momento di grande gioia e di grande emozione, ma anche di grande semplicità alla luce della sobrietà che l'amministrazione ha voluto esprimere in questa nuova veste che ha dato alle festività del perdono. Vi ringrazio e godetevi i festeggiamenti. Sindaco della città di Ortona, ti affido le chiavi che aprono il portello dell'urna, dove è custodito il busto d'argento di San Tommaso Apostolo. Ripeto, così, un arcano rito simbolico che risale al lontano 1475, quando la municipalità ortonese, facendone iconostasi e conservandone le chiavi di apertura, protesse le ossa dell'Apostolo. Racconta Giovan Battista de Lectis: la città tutta ne mostrò grandissima letizia. Oggi, nell'anno del Signore 2018, Ortona, memore della sua storia millenaria, stretta nel nome dell'Apostolo Tommaso, continua il suo cammino nel tempo. La Chiesa locale e la comunità civile sono il suo sostegno per edificare la vera pace del cuore e uno spirito di servizio sempre più accogliente e condiviso.
bravo. Come è andato il corteo? Bene, benissimo, una bellissima ragazza, sì. Abbastanza lungo? Eh sì, abbastanza. Possiamo andare. Buona festa. Grazie. Ha seguito il corteo? Assolutamente sì. Piaciuto? Sì, sì, da ortonese non posso che un commento sulla dama. Non, assolutamente ottimo. Ha fatto bella figura. Ha bella figura, sì, assolutamente. Lei è siciliano, sì. Le è piaciuto questo corteo? Sì, sì, molto bello, molto, cioè, delle cose che non vedi mai, quindi è bello portare avanti le tradizioni del luogo. Alla fine fa sempre piacere. Ben organizzato? Sì, sì, abbastanza bene, sì, sì. Non è la prima volta che lo vedo comunque. Un giudizio sulla dama? Cioè, non sono la persona più idonea a dare dei giudizi, però bella. È andata bene? Sì, 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 molto bene. Beh, buona scelta. Signora, ha visto il corteo? Sì, ho visto, bello. Un suo commento? Bello, è bellissimo. Tutto bene? Non tutti gli anni veniamo. Si deve fare la festa. Sì, 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 è importante. Piace tanto a noi. Siamo abituati alle feste, alle cose. Sì. Ha riconosciuto la dama? guarda, però. Lei ha visto il corteo? Sì, molto bello, ma io già lo conosco. Gli è piaciuto? Bellissimo. Rispetto agli altri anni c'è stata qualche novità, qualcosa che le è piaciuto in particolare? Ma forse qualcosa sul lato della, diciamo, dei vigili urbani. Vedevo una cosa più come, diciamo, si usava 50 anni fa. Esattamente. Più una cosa come tradizione. Esatto, speriamo che rimane sempre così. Giovanni Di Deo, tenore dei cantori che hanno fatto la novena di San Tommaso. Sì, penso che sia, innanzitutto buonasera, penso che sia per me la decimo anno, non mi ricordo. È bellissima esperienza, abbastanza impegnativa, e poi con i cantori, diciamo col coro del novenario, condivido diverse esperienze. Quindi sono coristi un po' di tutti i cori di Ortona. Bellissima esperienza come al solito. Quanto conta la fede per un artista? Conta, ci dovremmo avvicinare, anch'io in primis mi dovrei avvicinare un po' di più, spesso perché quando si cresce per vari impegni ci si allontana, però è importante. Quando lei canta quella famosa canzone, l'inno a San Tommaso, sente qualche brivido? Beh, certe emozioni, poi diciamo è abbastanza impegnativa, quindi sì, sicuramente molto emozionante, da ortonese. Ortone felicissimo. Sempre. Donato Pellegrini, componente dell'Associazione di San Tommaso Apostolo. Sì, San Tommaso Apostolo, che noi da tanti anni, da quando sono nato, pochi chiacchi con tutti gli amici più vecchi di me che portiamo avanti questo discorso di San Tommaso, e penso che Ortone deve essere fiero per questo fatto qua. Lei da tantissimi anni porta il baldacchino, che emozione prova? L'emozione è forte, perché se mi esce la lacrima all'occhio, che vuol dire, ci muoio, la lacrima all'occhio è più forte di me, è più forte di tutto. La sua vita lavorativa è stata sul mare, sui motopescherecci, sempre devoti a San Tommaso? Sempre, io ho fatto pescherecci, navo, ho fatto un po' di tutto.
Io la prima volta che sono andato a mare, avevo 6 anni, mi sono nascosto a bordo del motopescaccio Michele, che mio fratello andava, mi sono nascosto là. Il mare per me è il mare della vita, però mi sta levando anche un po' di... San Tommaso comunque fa parte dei marinai. San Tommaso sì, e secondo me, non voglio fare polemica con nessuno, ma mi dispiace una cosa, mi posso pure morire. Se si prende San Tommaso, non più i pescatori, ma bensì le associazioni. E allora questa a me mi porta alla morte e è finito. Vi dico la verità. Perché c'è un dubbio che ce l'ho per me comunque, poi lo sto dicendo a voi, che poi lo sa tutti quanti, lo sanno. Viva San Tommaso! Viva, viva San Tommaso, felice!